ero preparato sull'argomento. Colgo l'occasione per muovere un hashtag, per favore, l'infermeria tutti i giorni. Questa... Dopo lo guardiamo. Prego. Io ne ho già tante, Luca, non mi fate, dare, vabbè, non mi fate fare anche questo impegno. Ma chi sta? No, non è che è il tuo ufficio stampa, cioè, perché è già... Dopo facciamo, dopo l'elemento di aggiungere. Bella domanda, chi è che sta male? Voi chi... Partipilo. Capanni, che non è pronto. Capanni non è pronto, però si sta allenando con noi. Poi? Questa settimana si sta allenando con noi. Poi mi pare... altre cose, Conte che è squalificato, quindi poi alla fine mi pare infermeria sia svuotata, a parte Anthony. Quindi Palumbo anche a posto. Palumbo sì, questa settimana per ora ha lavorato tutti i giorni, quindi... Anche Pettinari ormai a posto con il problema plantare, quindi... Sì, penso di sì. Poi... No, Lorenzo che deve giustificare come... il suo stipendio, penso vi manderà. Per quanto riguarda gli ultimi arrivati, sono in grado già di poter essere utilizzati Donnarumma? Donnarumma sì. Diakité no. Diakité non ha praticamente fatto la preparazione. Perché... No, vabbè, ragazzo è giovane, è un bel fisico, insomma, diciamo che probabilmente in panchina lo portiamo ugualmente, anche per cominciare a fargli respirare il gruppo, la partita, però diciamo non... insomma, si parla di un ragazzo comunque giovane, io ai suoi tempi, anche senza preparazione, avrei fatto una partita così, però, ripeto, non ha svolto la preparazione per il fatto che il Teramo è partito... tardi e lui aveva delle cose da dover curarsi, ecco, quindi è la prima settimana effettiva di lavoro. Vitali, ve l'ho detto, non sono preparato sull'argomento perché mi sembra potrebbe essere a disposizione, credo possa essere a disposizione, comunque abbiamo questo... Abbiamo anche il ragazzino del 2005 che sta dimostrando di tenere il colpo anche con grandi, quindi eventualmente abbiamo lui come alternativa anche da convocare. Se pare di rinunciare a Tuccarelli, direi che è bravo. Sì, io l'ho anche un po' agevolato perché lo volevo subito demoralizzare, insomma, gli ho fatto prendere un po' di confidenza. Oggi è il 29° compleanno di Martella, un messaggio di auguri. Io pensavo che il professore ne avesse 75, 74, invece li porta bene. Bruno Martella, no? Bello, ah, Bruno Martella, pensavo Martella il nostro... No, non Michele. Lui c'era 66. Ma, infatti 29 mi sembravano un po'... Quindi niente auguri, sì, dovrei fare auguri a tutti i giocatori di Serie A e Serie B e Lega Pro in questa giornata. Senti, mister, dentro di poco una domanda generale, no? Cioè, io ho una curiosità, ho detto un po' tutti, che Ternana vedremo, cioè il DNA lo conosciamo, non cambia, l'hai fatto capire. Però te la dico, no, forse non l'ho fatto capire bene perché vedo ancora scritto su qualche giornale che io sono pronto a cambiare. Io non cambio. Quando verrò esonerato arriverà un altro allenatore e cambierà. Però, io non cambio. Però hai anche detto che... Anche perché un mercato fatto per il 4-2-3-1 non è che uno all'improvviso dice abbiamo preso Donnarumma, si cambia tutto. L'anno scorso noi avevamo tre top centravanti per la categoria, Rajčević, Ferrante e Vantaggiato, che per la categoria erano tre top equivalenti di Donnarumma, Pettinari, Mazzocchi. Non si è cambiato. C'è stata qualche partita che abbiamo fatto giocare insieme Vantaggiato e Ferrante, o Vantaggiato e Rajčević col Bisceglie in alcune partite durante l'infortunio di Falletti. Ma non si cambia. Certo, infatti ho detto di DNA, non so come lo pensi, ci ha fatto intendere, anche gli acquisti parlano chiaro, ma ti chiedo,
gatti puniscono, quindi speriamo una settimana un pochino più attenta, forse un po' più votata al contropiede, ma in maniera, diciamo, non certo eccessiva, però qualche cosa da questo punto di vista forse cambiamo. No, deve essere una Ternana scaltra, più scaltra, deve essere una Ternana che deve curare in modo particolare le preventive, deve essere una Ternana che ovviamente dovrà attaccare però con equilibrio, nel senso quest'anno se partono tutti e due i terzini magari bisogna che uno dei due mediani si fermi, insomma almeno tre giocatori dietro bisogna sempre che ci siano e siano belli aggressivi sulle preventive e che siano anche scaltri a fare eventuali falli tattici, ecco, cosa che l'anno scorso non era nel nostro DNA, ma ce lo potevamo tra virgolette anche permettere, no? Perché comunque avevamo in difesa avevamo una forza fisica e una velocità che sovrastava un po' gli attaccanti avversari, no? In B troveremo degli attaccanti che correranno forte come i nostri difensori e quindi bisogna essere bravi e non essere ingenui come è successo domenica nell'occasione dell'espulsione di Ivan. Visto qualche sbavatura durante questo precampionato proprio tutto questo aspetto del discorso delle preventive, qualcosa? No, sbavatura no, però mi aspetto un pizzico di cattiveria in più, ma cattiveria intesa che dobbiamo guardarci anche alla fase difensiva. Ma vista sul primo gol dell'Avellino, Bobben, anziché restare schiacciato sul dischetto, non avrebbe potuto e dovuto sì, andare in pressione? Assolutamente, anche perché eravamo schierati 8 contro 3, diciamo la giocata dell'Avellino è stata una bella giocata ma abbastanza scolastica, nel senso palla avanti, palla dietro per l'inserimento, quindi era una situazione molto, molto leggibile e probabilmente il giocatore che ha segnato, che non mi ricordo come si chiama, D'Angelo, è rimasto tra le due linee, tra la linea nostra di difesa e la linea di centrocampo, esci te, esco io, accorci te, accorcio io, non ha accorciato nessuno, lui ha preso la mira, quindi probabilmente c'è stata una, diciamo, una mancanza di comunicazione tra Ivan e uno dei due centrali di centrocampo, che ora non ricordo, il più vicino in quella zona del campo, in occasione del gol. Quindi, però era una situazione abbastanza leggibile, insomma, eravamo, ripeto, 8 contro 3, difesa schierata, le due linee, un gol abbastanza semplice che potevamo evitare tranquillamente. Però a agosto, insomma. Il punto di conto è che invece sbaglia l'anticipo nella campo Torres, se si lascia aggirare. Sì, però anche lì dovevamo essere più, leggere meglio la situazione, Ivan doveva leggere meglio la situazione, farsi trovare pronto a un'eventualità del genere. Cioè noi non è che dobbiamo sempre dare per scontato che nessuno dei nostri compagni, del compagno, possa sbagliare o una giocata o un passaggio e ce lo intercettano o una lettura di una situazione, no? Cioè possiamo dare sempre per scontato che faremo sempre bene le cose. Cioè ogni tanto bisogna cercare anche di prevenire un eventuale errore, di cominciare a ragionare come ragiona l'attaccante in quelle situazioni lì, no? Come l'attaccante ragiona in quelle situazioni lì. Quanto ci aspettiamo, quanti miglioramenti ci aspettiamo sul piano della forma fisica a Bologna rispetto alla partita di domenica? No, diciamo che noi ora allenteremo un po' quelli che sono i carichi di lavoro e cominceremo a lavorare un po' più sull'agilità in prospettiva della gara col Brescia, perché poi noi, diciamo, quello che a noi interessa è il campionato, perché abbiamo le prime 7 partite fino alla sosta tostissime, direi, e quindi il nostro obiettivo in Coppa Italia è quello ovviamente di non prendere un'imbarcata, perché tra noi e loro ci sono non una ma due classi di differenza, lo dice il fatto che loro sono una squadra di Serie A consolidata negli anni con uno degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia, mentre noi arriviamo dalla Serie C, quindi non sappiamo ancora se saremo all'altezza della Serie B
figuriamoci se possiamo sapere se siamo all'altezza di affrontare una squadra di Serie A. Quindi per noi questa è un ho detto, è un premio, lo vediamo più come un premio per i tifosi, un po' di ribalta nazionale, un po' di ternana in televisioni nazionali, che non siano i soliti canali calcistici, ecco, la possibilità dei nostri tifosi di rientrare in stadi che magari gli competono anche, e basta, e evitare brutte figure, ovviamente evitare brutte figure, perché anche se comunque c'è una differenza, dobbiamo essere bravi, perché per noi difensivamente è un bel test, è un bel test. Mister, però mai dire mai, ieri non facciamo un onore, perché la squadra non c'è tanto sul pari, ha fatto una bella prestazione contro il Genoa, quindi comunque sia. Sì, calcio d'agosto poi può succedere di tutto, ma sicuramente no, perché saremmo, cioè dovessimo anche vincere 4-0, non credo che si vinca perché siamo più bravi, più forti del Bologna. Sarebbe una vittoria di agosto che lascerebbe il tempo che trova. Sì, per me è stato che comunque le squadre di Serie A stanno vincendo tutte le partite rispetto contro le squadre di Serie B, quindi evidentemente la qualità superiore si vede, no? Sì, ma alla fine della partita poi i valori vengono fuori. No, ovviamente, no. Anzi, io dico anche qui. Io rinvito a rientrare tutti il più prima possibile, o almeno godiamoci questa partita, questa passerella col Bologna, e poi cerchiamo di rientrare un po' tutti dentro il carro armato, perché ultimamente ne ho sentite di clamorose, diciamo così, e quindi voliamo bassi, perché quando si cade da mezzo metro si rischia anche di non farsi male, ma quando si cade da 10 metri può darsi anche di farsi male sul serio. Senti, visto che è una passerella, ci dobbiamo aspettare un premio per la squadra che ha vinto come ha vinto la Serie C, oppure ci aspettiamo una squadra molto vicina a quella che esordirà in campionato? Cioè sarà una prova campionato? I premi sono finiti perché tra una settimana si gioca per i 3 punti. Io ho fatto un gesto che mi sembrava doveroso nella prima giornata di campionato, nella prima amichevole che abbiamo fatto, per riconfermare la gratitudine, ma noi se vogliamo essere competitivi, per i nostri obiettivi ovviamente, che sono i 45 punti il prima possibile, dobbiamo cancellare l'anno scorso. Quindi prima si cancella meglio è. Quindi la squadra che vedremo sarà molto vicina a quella che comincerà il campionato. Molto vicina, sarà una selezione dei giocatori che in questo momento stanno meglio fisicamente e possono reggere 2 partite in 6 giorni, che in questo momento può sembrare una banalità, ma in questa fase della preparazione arrivi da 120 minuti, giochi di lunedì, arrivi a Terni di notte, devi poi preparare la gara di domenica, oltretutto tutte e 2 le partite giocate alle 18 e voi sentite sulla vostra pelle cosa vuol dire, e con le temperature di questi giorni, quindi non è una cosa semplice, e ovviamente dobbiamo cercare di prevenire tutte quelle situazioni di rischio di infortuni. Oltretutto, come ho detto nella prima conferenza con questo gruppo di lavoro della Ternana e dell'Università dell'Ospedale di Terni, si ha la possibilità veramente di, non dico di sapere quando uno si fa male, ma sapere quando uno rischia di farsi male. Quindi con tutta una serie di esami di ogni tipo, salivari, ematici, urina, di tutto di più. Cioè, quindi abbiamo la possibilità di, ripeto, la sfera magica non ce l'ha nessuno, però possiamo individuare i periodi personali dei giocatori legati alla forma, che possono essere magari nel loro miglior periodo, come in una fase di magari di stanchezza, e quindi in quelle fasi lì ovviamente vogliamo prevenire, perché noi abbiamo bisogno di tutti i nostri giocatori. E tu hai detto che non cambierai, no? Perché non è necessario. No, ma anche io vi faccio un esempio. No, noi abbiamo in questo momento
abbiamo 5 esterni d'attacco, con Falletti 6, all'occorrenza con Marino 7 e all'occorrenza con Salzano 8 per due posti, no? Quindi mettiamo che cambio modulo, gli 8 esterni offensivi, cosa li facciamo fare noi? Cioè, su una rosa di 23 hai 8 giocatori che non puoi utilizzare, no? Quindi, cioè, voglio dire, mi sembra semplice. No, no, io però non parlavo di questioni tecniche. Parliamo di scelte, diciamo, di comportamentale, di abitudini tue. Tu l'anno scorso hai cambiato spesso la formazione, quasi tutte le domeniche. Spero di farlo anche quest'anno. Perché abbiamo avuto poche squalifiche, poche infortuni. Ma tu non cambiavi solo per prevenire infortuni o per evitare squalifiche, cambiavi anche per il rapporto all'avversario, probabilmente. C'erano molte scelte, molti parametri di valutazione. Guarda, il parametro più importante era perché in una rosa che deve funzionare, secondo me, devi coinvolgere tutti. Se tutti si mettono nelle condizioni di essere coinvolti, perché poi non è che sono stato bravo io, sono stati bravi loro, perché chi giocava era uguale, il risultato era sempre lo stesso, la prestazione era sempre lo stesso, il modo di interpretazione della partita era sempre lo stesso. Quindi per me era anche facile coinvolgerli tutti. Ora riparte una nuova stagione dove mi dovranno dimostrare che tutti sono ruotabili. E allora lì è divertente, no? Perché te sei anche coerente con i giocatori. Quando io l'anno scorso, il primo giorno che sono entrato, ho detto per me siete tutti titolari, e poi riesci a essere coerente con quello che dici e riesci a far sentire tutti i titolari, voi sapete che poi tutti la domenica sanno di poter giocare, quindi tutti durante la settimana si allenano più forte. Se ti alleni più forte, ovviamente alleni l'intensità, e se ti alleni con intensità la domenica corri fino al 95esimo o anche al 98esimo. Sì, è un'equazione, no? Se quello non si sente coinvolto, se l'altro pensa già al mercato perché magari le prime due partite non le gioca, chiama il procuratore e dice oh, io a gennaio me ne vado, e allora diventa un problema. Però ripeto, non è che sono stato bravo io, sono stati bravi loro, perché tutti quelli che abbiamo messo si sono fatti trovare pronti. C'è stata una partita o due forse che mi pare di averne cambiati 10, sì. E il risultato della prestazione non è cambiato. Quindi se avrò quel tipo di disponibilità, se avrò quel tipo di intercambiabilità, io, se no come la gran parte dei miei colleghi, anche io so utilizzare i soliti 13-14, dipende da loro se riusciranno, soprattutto i nuovi, e quest'anno ne abbiamo diversi, riusciranno a calarsi nel nostro pensiero calcistico di spogliatoio e di gruppo. Senti, Mijatovic è difensore, due attaccante, due abbastanza, diciamo così, vivaci come carattere. Cioè, avete avuto qualche scontro, qualche incontro per i gol? Abbiamo giocato tante volte contro, perché abbiamo giocato più o meno nello stesso periodo. Lui è stato un grandissimo giocatore, perché è stato veramente formidabile sotto tantissimi punti di vista. Era uno che le prendeva, le dava, non si lamentava mai, un po' come ero io. E quindi è una persona, che un calciatore che ho sempre stimato, e ogni volta che ci giocavo contro, a fine partita c'avevo ormai di testa, perché sui calci d'angolo ero quello che andava sul vertice, lui tirava delle sassate impressionanti e io ero sempre quell'uomo sul corto, e quindi la maggior parte erano tutte mie, no? Quindi finiva la partita che avevi una capoccia così. E lo stesso discorso quando c'era un calcio di punizione, speravi sempre che la pallonata non ti prendesse. E poi devo dire che è tuttora anche un grande allenatore, perché comunque è uno tosto, che però fa anche giocare le sue squadre, sempre con una mentalità molto offensiva, e quindi
ha riconfermato come allenatore quello che di buono aveva già fatto come di buono. No, di eccezionale aveva già fatto come calciatore. Dopo 35-40 giorni di preparazione, eventualmente dal punto di vista fisico a quanto possiamo stare? È difficile perché comunque ora in questo momento, poi con questi caldi, con i terreni così, insomma, diventa difficile fare una percentuale. Sicuramente non voglio mettermi a fare numeri perché non voglio magari mandare in depressione nessuno, però sicuramente siamo lontani consapevolmente, perché in B più che in ogni campionato marzo, aprile e maggio sono quelli determinanti, sono quelli decisivi, e noi vorremmo arrivare in quel periodo a stare bene come stavamo l'anno scorso. E ovviamente all'inizio ci sarà un po' da soffrire, perché tutto non si può avere. Però è anche vero che non saremo gli unici a soffrire, quindi lo sapete che io sono su questo alibi, non ne trovo mai. Penso che abbiano lavorato anche gli altri, nelle prime 2-3 partite penso che la fatica, la poca brillantezza sia un problema per tutti. Poi ci sarà il mese di settembre dove magari chi ha lavorato un po' meno starà un po' meglio, sembrerà un po' più brillante, chi ha lavorato di più deve aspettare ottobre. E vediamo, io spero che l'entusiasmo che noi come neopromossa dobbiamo avere, che non deve sfociare in presunzione, ma l'entusiasmo ci faccia colmare quel gap fisico che potremmo avere nelle prime giornate di campionato. Perché ho visto, insomma, l'allenamento di martedì, cioè una ripresa di allenamento con 2 giorni, 2 ore e mezzo di allenamento con Diaghide, insomma, è stato simpatico il professore quando avvicinare, vuoi fare la risoluzione? No, Diaghite è stato simpatico perché si è avvicinato e ha detto: ma voi lavorate sempre così? Tutti i giorni? Sì. Ma lavorava adesso, insomma, sì. Con quel caldo. E lui ha detto: ah, ok, vuoi fare la risoluzione? È stato simpatico. Mister, quanto è squalificato? Ballottaggio Sorensen-Celli oppure già deciso? No, gioca Sorensen anche perché è un ex, quindi mi sembra giusto. Bene, mi sembra giusto in quella situazione lì considerare anche questi aspetti. Cioè, coppia inedita, Bob e Sorensen. Sì, è una bella coppia, fisicamente è una bella coppia. Peccato che anche loro hanno il centravanti di 2 metri, se no insomma eravamo... fisicamente potevamo avere qualche vantaggio, non sarà mai, insomma, gestibile. Mister, quel grandissimo lavoro in fase di ripiego che hanno fatto parte di Giro, vantaggiato gli attaccanti lo scorso anno, lo chiederai anche a Pettinari, Donnarumma? È vero che Allegri ha fatto parte a Manzo, conoscete la mia risposta, se ci garantiscono di poter giocare con i 4 attaccanti si gioca con i 4 attaccanti. Se non ce lo garantiscono, si prende un attaccante, me lo metto accanto a me e metto dentro o un centrocampista o un difensore e andiamo 3-4-3 o 4-3-3. No, ma lì è un discorso diverso, nel senso che devono garantirci un equilibrio. Per quello abbiamo preso 5 esterni quest'anno d'attacco, perché abbiamo bisogno di cambiarne uno ogni mezz'ora. Però mi sembra che l'ipotesi del 3-4-3 a me. Ecco perché voglio cambiare regole, infatti io sostituzioni quindi cambi sempre, c'è a partire. Nell'ipotesi della difesa a 3 sono solo 4 centrali, sono un po' corti. Vabbè, Celli è adattabile a fare quel ruolo e nell'emergenza anche Chiringhelli. Quindi diciamo 3 più 2, sì. Chiringhelli ci ha giocato a 9 e di Diakité. Anche nella Cittadella qualche partita l'ha fatta. Ma dicevo, Diakité, Boven, Conte e Sorensen, 4 più eventualmente nell'emergenza Celli e Ghirighelli.
bar ti dà maggiore tranquillità in campo, meno possibilità di averci l'alibi dell'arbitro. No, no, anche l'alibi, no, che magari qualche volta quando perdevi puoi dare una colpa all'arbitro, non si può più dare una colpa all'arbitro. No, io penso sia comunque un, diciamo, una cosa bella per il calcio, no? Nel senso che poi c'è sempre la componente VAR o non VAR, c'è sempre la componente che continua un porta poi vince la partita, invece magari con 50 la perdi, no? Quindi quella parte lì del calcio rimane, rimane bella, rimane in bilico. Però ecco, su, su queste situazioni qui sicuramente le partite saranno, saranno decise dalle abilità dei calciatori e non magari da errori arbitrali. Quindi penso che alla fine per il gioco calcio sia una cosa, una cosa che aiuta. Anche per la serenità di... Ma sì, sicuramente. No, secondo me aiuta, aiuta anche il rapporto tra i giocatori e l'arbitro, tra gli allenatori e l'arbitro, perché quando te sai che comunque o ti viene annullato o ti viene convalidato un gol dopo che è stato visto, rivisto, valutato alla, diciamo, alla VAR, è chiaro che lo accetti anche in una, diciamo, con una disponibilità diversa, no? Quindi sicuramente è un qualcosa, secondo me, che stempera un po' anche i rapporti in campo. Mi riallaccio un attimo alla domanda precedente del collega Osteri. Nell'ipotesi, capisco che lei molte cose le deciderà in itinere in base a tante variabili, grado di forma dei giocatori, eccetera, ma in assoluto, come concetto di base, nell'ipotesi dei quattro attaccanti, lei Pettinari lo vede più in verticale alle spalle di Donnarumma, un po' come vantaggiato il Rajic l'anno scorso, o che si accentra da destra o da sinistra? Ah, io Pettinari lo vedo adattabile a tutti e quattro le posizioni. Ovviamente sappiamo che il suo ruolo è quello di centravanti, no? Però secondo me lui ha delle capacità di adattarsi anche o dietro, incolonnato a, in verticale, quindi il sostituto di Falletti, come secondo me è uno che in passato con Zeman ha fatto anche l'esterno, no? Ha provato anche in quella posizione lì, quindi può essere, ovviamente non è che non può, infatti è una soluzione lì che può essere una soluzione, diciamo, di emergenza se magari stiamo perdendo la partita, quindi ovviamente mi auguro di non mettercelo mai in quella posizione lì, perché vuol dire che stiamo perdendo la partita. Tra l'altro, a proposito di ex, parlava di Sorensen, anche Falletti, no? Se non ex della, sì, partita, quindi questo pure è un altro fattore. È anche vantaggiato. Esatto, è anche vantaggiato. Vantaggiato mi era sfuggito. Vero, anche vantaggiato. Sì. Sì, no, vabbè, sono, diciamo, sono aspetti. Allora, voi avete notato che più o meno in queste partite iniziali, no? Riallacciandomi a quel discorso sul coinvolgere tutti e intercambiare tutti, è chiaro che all'inizio della stagione, le prime due o tre partite, fai un po' fatica, nel senso, te devi battezzare 11, 12, 13 giocatori, dargli più minutaggio possibile in modo che alle prime partite hai dei giocatori con un po' più di tenuta fisica, no? Poi andando avanti la stagione ovviamente cominci a mettere 1-2 fino a che non porti il minutaggio di tutti a un livello di, diciamo, di tenuta di gara, e poi a quel punto lì cominci. È stato così un po' anche l'anno scorso, no? All'inizio magari era un po' più 2-3, poi man mano che tutti riuscivano a entrare in forma, allora dopo 5, 6, 10, dopo è stato sicuramente più facile. Quindi anche in questo caso, insomma, ora io bisogna che valuti questo, laddove c'è una defezione, Contec, ovviamente, allora posso andare a fare valutazioni di scelta anche legati al fatto che per esempio Sorensen ha giocato 2 anni e mezzo lì, è stato un giocatore importante, e poi voglio anche vederlo in una partita contro degli avversari importanti che possano darci a noi tutta una serie di risposte e di valutazioni. Mister, dal mercato escluso il terzino
sì, siamo non è che mi aspetto. Sappiamo che va completata questa squadra, che è una squadra che incuriosisce, che sta venendo su un gruppo che mi incuriosisce, che mi fa stare con i piedi per terra, perché, come ho detto prima, qualunque sia l'obiettivo che si materializzerà, perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno oggi per poter dire in che posizione arriveremo a fine campionato. Una cosa è certa, da 45 punti dobbiamo passare. Non è che dici, se io vinco il campionato non devo passare da, se voglio vincere il campionato non devo passare da 45 punti. 45 punti dobbiamo farli, è la base. Poi prima ci passiamo e più abbiamo la possibilità di arrivare un po' più lontano. Però voi, io, 2 anni fa, senza fare nomi e cognomi, c'è stata una squadra costruita per vincere il campionato con degli attaccanti top, forse anche più forti di quelli che abbiamo noi, no? O comunque su quel livello, e è retrocessa. Una squadra che era indicata da tutti come quella che doveva vincere il campionato, no? Con 3 attaccanti, uno migliore dell'altro. E tutti sappiamo com'è andata. Campionato di Serie B è l'unico campionato dove la prima in classifica rischia di perdere in casa contro l'ultima in classifica. Perché io sono contento della partita che è venuta fuori con l'Avellino. È chiaro, mi sarebbe piaciuto vedere la vecchia Ternana, no? A parte che non possiamo esserlo, vi ricordate le partite dell'anno scorso con l'Albino Leffe, vi ricordate le partite del precampionato dell'anno scorso. Noi abbiamo una metodologia di lavoro che è già qualcosa se i giocatori riescano a star bene per poter fare la partita in questo periodo, no? Quindi sono stato contento perché la partita dell'Avellino è quello che sarà molto probabilmente le 38 partite di quest'anno. Poi forse magari ci sarà, come dicevo, 4-5 partite fatte bene, 2-3 fatte malissimo e 30 battaglie decise non dai rigori a oltranza, perché il campionato non ci saranno, ma comunque dall'episodio, dalla papera del portiere, dalla diagonale sbagliata, dalla perdita di una marcatura sul calcio d'angolo, da un'invenzione del Falletti della situazione che da 30 metri mette la palla in croce dei pali. È questa la Serie B. Quindi il fatto di aver subito tastato il terreno di quello che andremo a trovare, secondo me, è positivo. Poi a me piace divertirmi quando sono in panchina, mi piace vedere la mia squadra giocare bene, perché lo considero un mezzo per arrivare al risultato finale, perché se ovviamente crei, ti proponi, hai più possibilità di e crei tante occasioni per far gol, hai più possibilità di far gol, di vincere le partite, quello è ovvio. Però so già che avremo degli allenatori anche molto più bravi di me, che ci studieranno, che prepareranno le partite, che cercheranno in tutte le maniere di metterci il bastone fra le ruote, così come noi cercheremo di farlo con gli altri, ma io non sono così bravo come i miei colleghi, e quindi sicuramente ci sarà da sudare, no? E questo secondo me è positivo, perché è lì che si vede il carattere della squadra, è lì che si vede la mentalità della squadra. A proposito di bravura d'allenatore, aspetti di vincere la panchina d'oro per la Serie C? L'anno scorso? Essere un dell'anno? Guarda. Mi porti indietro nel tempo, io sto già pensando al Brescia. Quindi quel che è stato l'anno scorso è stato. Se la vincerò sarò felice, perché è un premio che viene votato dai tuoi colleghi, quindi insomma, e quindi ovviamente mi farebbe piacere, insomma, sarebbe un altro record di quest'anno, no? Che sarebbe un record della Ternana, lo ritiro io, ma è un premio di tutti, eventualmente lo dovessi ritirare io,
ma è un premio di tutti, un premio della società, un premio che mi ha scelto, che mi ha voluto, un premio dei giocatori che sono messi a disposizione e hanno fatto esprimere le mie idee, e è un premio anche dei tifosi, di voi che ci avete raccontato, no? E che, come ho detto tante volte, vi ho detto l'anno scorso, vi ho anche elogiato perché ci avete aiutato a mantenere un equilibrio mentale anche dopo tante vittorie di seguito. Avete raccontato, sì, come era giusto fare, però avete anche valorizzato le parole da pompiere che io pronunciavo nelle conferenze stampa, e quindi diciamo avete aiutato anche voi nel lavoro più difficile, che è quello di è quello che abbiamo fatto tendenza e questo ci ha aiutato a fare bene la cosa più difficile del mondo del calcio, come diceva Carletto Mazzone, questi 10 centimetri. Mister, tornando ai rigori, tutti calciati bene dal terzo in poi, a mio avviso, mi corregga se sbaglio, quello impeccabile è stato quello di Salzano, cioè il rigore perfetto Salzano, secondo me, è il nostro miglior rigorista in assoluto. Nello diciamo che è un freddo in quelle situazioni lì, è l'unico che riesce a guardare il portiere fino in fondo. Io non avevo quella capacità lì, io se guardavo il portiere fino in fondo era possibile che il dischetto del rigore andasse all'incrocio dei pali e il pallone rimanesse fermo lì, quindi lui ha questa capacità, buon per lui. E effettivamente è uno dei rigoristi migliori che abbiamo. Senta, mister, visto che diceva giustamente c'è la testa al Brescia, la notizia di questi giorni è che il TAR ha deciso di anticipare la discussione relativamente alla vicenda del Chievo. Mi sembra giusto. Però di ritrovarsi, qualora diciamo dovesse accettare il ricorso, di ritrovarsi con una Serie B a 21 squadre. Vorrei fare una battuta, no? E dov'è la novità? Cioè, un anno si è giocato un 24, e due anni fa si è giocato un 19. È l'unico, diciamo che è un campionato dove si dice che si parte in 20, ma poi in realtà non si sa mai come va a finire. Però mi sembra giusto che venga anticipato la discussione, no? Poi al di là che io ho anche un affetto particolare per Cosenza, perché ci ho giocato e mi auguro che possano essere riconfermati in questa categoria, però insomma mi sembra giusto che si anticipi i tempi, ecco, che non succeda più magari quello che è successo in passato. Ha mandato un messaggio Mattele, è deluso, eh? Sì, perché ma chi è, il professore? No, è il professore. Ma com'è vista che mi fa gli auguri? Ma perché l'altro giorno, voi facciamo una battuta, no? L'altro giorno sono entrato dentro un supermercato a fare la spesa, no? Perché ero tornato a Livorno e non c'avevo nulla nel frigo. E sono andato a fare la spesa, no? E mi si avvicina uno e mi fa: mister, ma com'è Martella? Ho detto: guardi, però ce ne abbiamo uno solo, il professore, perché quell'altro non è ancora arrivato, no? Quindi. Adesso lo aspetta martedì alla ripresa? Michele? Io diciamo che, come spesso accade nel mercato, no? Io per l'appunto forse ho gufato io, no? Ho detto, io di solito leggo sempre i nomi, poi l'anno scorso in modo particolare, ma anche quest'anno con portieri ci è riuscito bene, no? Siamo usciti i nomi, sembravano tutti fatti, poi invece l'ho visti con la sciarpa da un'altra parte. E quindi io fino a due, è come i rigori, no? Perché qualcuno domenica ha detto, tra cui me, quando abbiamo sbagliato il primo rigore, ho detto: chi sbaglia il primo di solito vince. Noi per essere i ragazzi mi vogliono talmente bene che per essere sicuri di vincere hanno sbagliato anche il secondo, capito? Per far tornare alla perfezione la legge non riconosciuta dei calci di rigore. Quindi noi sappiamo che lì dobbiamo fare qualcosa, e se non è lui sarà un altro, come è normale che sia. Se è lui siamo tutti più contenti, perché ovviamente è un giocatore, diciamo, per la categoria molto importante.
portiere, terzino sinistro, altri ruoli, non le chiedo nomi, ma sono ipotizzabili altri due arrivi? Sì. Allora, io... allora, io penso che i ruoli sappiamo che possono essere, questi, e poi, come ha detto Leone, noi abbiamo una società molto attenta fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno del calciomercato, e non è detto che non possa esserci un altro innesto, perché quando una società è vigile, quando una società è silenziosamente ambiziosa, sta vigile fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno di mercato. E su questo, anzi, io voglio ringraziare la società per la cui lavoro, perché ovviamente è una società che ti agevola il lavoro e non te lo complica. E di questi tempi vi posso assicurare che non è poco. Però io voglio anche spendere una parola per Iannarilli, perché poverino, ma voi giustamente non lo fate apposta, il vostro lavoro è quello dell'informazione, e si sa, lo sa anche lui, che stiamo cercando un portiere da affiancarlo. Però è 3 mesi che questo poveraccio tutti i giorni si vede scritto sui giornali che cercano un portiere. Io sarà lui che telefona, gli scrive. No. io dico che, come ci siamo sempre detti, noi dobbiamo avere rispetto per questi ragazzi e per quello che hanno fatto l'anno scorso, no? Io in quel ruolo lì con lui mi sento tranquillo. È ovvio che se arriverà un portiere che sulla carta si pensa sia nettamente più forte di Iannarilli, ovviamente Iannarilli collaborerà e si metterà a disposizione, lavorando seriamente, cercando di riconquistare eventualmente il posto. Se sarà un giocatore che vale Iannarilli, siamo lì, se la giocheranno con una sana concorrenza. Io vigilerò perché sia sana concorrenza, per cercare di riconfermarsi il posto, di guadagnarsi il posto. Quindi semplice. Però detto questo, mando un saluto affettuoso a Anthony, perché mi metto nei suoi panni, e leggere da 3 mesi che sono consecutivi, ogni giorno, su ogni sito, su ogni giornale, su ogni televisione, su ogni radio, su ogni trasmissione, che la Ternana cerca un portiere, insomma, penso che non gli faccia sicuramente piacere. Cioè, poi lui è un ragazzo eccezionale, un ragazzo che si lascia scivolare un po' tutto addosso, insomma, però non è simpatico. Non faccio assolutamente una critica a voi giornalisti, mando semplicemente un abbraccio al mio portiere, e che, perché comunque è stato bravo anche domenica, sì, nel momento che eravamo quasi incassati, è riuscito a trovare quella forza, quella concentrazione per ribaltare quello che sembrava ormai un... Forse pochi sono accorti, sono stati due di voi che ha parato. Uno ha parato. Oltretutto è stato doppiamente bravo, perché, come ha detto anche Braglia qui in sala stampa, molti dei loro giocatori hanno cambiato il loro modo di tirare calci di rigore. Quindi noi ovviamente noi studiamo sempre anche rigoristi avversari, e lui aveva tutte altre informazioni e tutte altre immagini. La prodezza è stata riuscire a cambiare pensiero durante, non lo so, probabilmente dalla rincorsa del giocatore, dall'istinto che magari i portieri possono avere. Devo dire che è stato veramente eccezionale, perché è riuscito a parare rigori di rigoristi che hanno cambiato il loro modo di calciare i rigori.
stato bravo anche nel dopo partita, anche nel dopo partita è stato bravo. Molte le dichiarazioni che assolutamente è un ragazzo che dal punto di vista umano io non lo conoscevo benissimo, lo conoscevo come portiere e insomma come portiere non è stato difficile metterlo nelle condizioni di esprimersi al massimo. Poi devo ringraziare anche Piero Spinosa perché comunque l'ha fatto crescere molto da quel punto di vista, ora gioca molto più alto, spesso e volentieri con la nostra, nella nostra fase di costruzione il primo a fare le preventive a lui perché adesso esce dall'area, fa un po' il libero della situazione in certe situazioni, se magari l'avversario ci riconquista palla, ci attacca alle spalle, lui è già alto per intervenire e quindi insomma sta crescendo molto, ma soprattutto secondo me va elogiato come, come ragazzo, perché poi appunto non bisogna meravigliarci se si riesce a vincere i campionati come ha fatto Atena l'anno scorso, perché quando c'hai questi ragazzi insomma è sicuramente molto più facile. Lei ha detto prima, cioè le Ghiringhelli all'occorrenza possono aggiungere 6-4 marcatori centrali. Questo credo escluda l'arrivo di un under in quel roster. Cioè 4-2-6 non arriva nessun altro. Come under probabilmente no. Come under probabilmente no. E come over? In quel settore lì. Come over uno deve arrivare. Sì, se no io dicevo i centrali, no? Centrali difesa? Sì. No, centrali difesa ci siamo, siamo a posto così. Siamo mister, siamo fissa under, mister, Giulia parlò da Potentana Grosseto. Potrebbe non essere under. Potrebbe non essere under 31 agosto, l'ultimo secondo del calcio mercato. Potrebbe essere un centrocampista strutturato, tecnicamente alto. Nembo Kid. Nembo. Non lo so, cerchiamo anche Spider, ma si attacca la rete. Sapete che noi amiamo avere diverse caratteristiche nello stesso reparto, quindi sicuramente sarà uno diverso dagli altri. Se fosse, con queste caratteristiche, se forse sarà uno diverso dagli altri. Però con queste caratteristiche ci manca parte falsata, se no. Possono essere le caratteristiche che in questo momento ci mancano. Una cosa extraterrana. Cioè questa terrestre, diciamo. Extraterrana, visto che prima ha citato Livorno. Sì. La rinascita del Livorno. Mazzoni, vuol dire, sta facendo post su post, no? Di compiacimento, la ripartenza da zero del Livorno. Zarelli? Come sta vivendo questo? Vabbè, sta pensando alla Terrana sicuramente, però vuol dire con uno sguardo sicuramente ogni giorno alla Germania va. Ma io diciamo che il sindaco un po' di tempo fa mi chiese se conoscevo una persona che potesse avere le capacità, le competenze di aiutare il Livorno in questa risalita, no? Che peraltro non è neanche la prima volta, peraltro avete dovuto farle anche voi a Terni qualche volta delle belle risalite, e quindi sono momenti sempre molto molto toccanti, no? Perché comunque ha dato l'anima, ha dato il sangue, ha dato ogni goccia di sudore per quei colori e poi vedi così scomparire nel nulla anche il tuo lavoro, no? Sotto certi punti di vista, quindi ovviamente sono momenti di grande dispiacere, perché poi il calcio è ciclico, anche altre piazze importanti, è toccato al Parma, è toccato al Napoli, è toccato alla Fiorentina, è toccato al Palermo, al Bari, insomma io penso che ciclicamente a qualcuno tocca, no? Quello che dispiace è che magari sono sempre gli stessi killer che girano, perché sono dei personaggi nel calcio 5-6 che quando arrivano in un posto vai tranquillo, Milano, che quella squadra lì da lì a breve morirà, e quindi questo sicuramente si potrebbe fare un po' di prevenzione in più per evitare questo tipo di situazioni. Io penso, ho suggerito al sindaco questa persona, Paolo Toccafondi, che è un mio amico, ex Prato, bravo, che ha avuto 42 anni il Prato, quindi un conoscitore di calcio, ha delle disponibilità economiche per le categorie che purtroppo dovrà fare il Livorno in questo momento più che sufficienti,
e quindi mi sono limitato solamente a, diciamo, a suggerire una persona che poi ovviamente una commissione ha scelto tra altri imprenditori, la commissione del comune, composta una commissione tecnica che hanno fatto, si è pronunciata e hanno scelto lui tra i quattro acquirenti che si sono presentati, ha scelto lui, e quindi insomma mi fa piacere di aver fatto il mio, ecco, potevo fare come tanti altri miei concittadini di fregarsene, a me non mi riesce, perché insomma io vengo da lì, vivo lì, quindi mi è sembrato il minimo fare un piccolo sforzo, piccolo perché poi ti posso assicurare che insomma il mio sforzo più grande è stato telefonicamente quotidianamente con Leone. Infatti penso che se fossimo intercettati qualcuno potrebbe avere anche dei dubbi sulla nostra relazione, perché eravamo ci siamo anche scambiati qualche messaggio col cuoricino, quindi insomma potrebbero essere anche sospetti. Segno di entusiasmo, no? Sì, vabbè, con Luca si è creato un rapporto veramente bello, veramente stretto, a parte che siamo pranzo e cena tutti i giorni insieme, e non è anche lì, no? A me piace, mi piace cogliere i particolari e le sfumature. A me, sapete che chi ha spinto forte per farmi venire a tennis è stato il presidente. E poi ovviamente Luca Leone, dopo quel famoso colloquio, no, si è accodato al presidente, però non è che io inizialmente mi porta Luca Leone, no? E per alcune situazioni mentali che si scatenano in quelle circostanze, potevo aspettarmi magari che non ci fosse questo rapporto tra me e Luca Leone, no? Perché a volte l'essere umano ha delle debolezze, no? Ha dei difetti che possono essere l'invidia, la gelosia, oppure non l'ho portato io, e invece lui partecipa con me, perché lui lo voglio sempre nelle riunioni che io faccio con la squadra, voglio sempre che lui sia in quella sedia lì, perché mi piace che lui senta con le sue orecchie, perché se devo aiutarlo a capire il mio modo di lavorare e i miei messaggi che mando alla squadra non li devono arrivare dalla bocca di un altro, ma li deve sentire lui. E noi in così poco tempo, quindi anch'io gli ho dimostrato fiducia, perché lo coinvolgo in tutto e per tutto in quello che è il rapporto mio con lo spogliatoio, no? E è per questo che è diventato così speciale il nostro rapporto, perché lui è come se mi avesse portato lui, è come se mi avesse imposto lui, cioè non si è fatto problemi del fatto che magari l'idea fosse partita dal presidente, ma mi ha sposato come se fosse una sua scelta, senza nessun tipo di problema, senza rancore, senza... E infatti noi, ripeto, oggi siamo sempre insieme, dalla mattina alla sera, a guardare partite, di là, su Y Scout, giocatori, come a pensare cosa inventarsi. Avevamo pensato di andare in vacanza insieme, poi invece si è detto no, vacanza Luca basta, sennò poi giustamente cominciano a sospettare anche un tipo di relazione diversa che va da quella professionale. Senti, mister, sono soltanto 5 minuti che siamo in conferenza, a questo punto. Sì. Dici pure qualcosa sul nuovo club manager, questo su lei, Carlo Mammarella, no? Ma io sono felicissimo, perché Carlo Mammarella, da un punto di vista di guida nello spogliatoio, è stato un riferimento per tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, no? Noi l'anno scorso c'era questo balletto che lui faceva 5 minuti prima di entrare in campo, no? Che magari a volte in trasferta gli altri sentivano la musica a palla nello spogliatoio. Questo che ballava, ci guardavano per dire, ma questi come fanno a essere primi in classifica, no? Modica, infatti, è questo. Io sentivo sempre un capo, in fase di riscaldamento, prima del riscaldamento, dice, mi sono affacciato, dice, questi non ce ne fanno 5, o ne facciamo 5. E lui è stato veramente una guida, no? Una guida, anche lì, la sfumatura dei rapporti,
anche quando sono arrivato è inutile, che anche lui era uno di quelli messi in discussione come Daniele Vantaggiato, come altri giocatori, e gli ho detto: guarda Carlo, a me non mi interessa che tu faccia 38 partite, a me mi interessa che tu ne faccia 25 decisive, dove sarai decisivo, perché 38 le puoi più fare, no, ma 25 fatte bene le puoi fare, quindi a me mi interessa, ti gestirò in quella maniera lì. Era un altro che poteva dirmi: a me fa giocare tutte le domeniche, oppure invece intelligentemente ha capito il ruolo, ha capito l'importanza del suo ruolo e ci ha dato una mano grande. E quindi il fatto che lui rientri non è mai andato via, è rimasto, diciamo, non è potuto stare con noi in questo periodo perché qualche acciacchino in vecchiaia viene, no? E quindi non è potuto stare con noi, però sono estremamente felice di averlo accanto. Anzi, vi dirò un aneddoto che è successo a Frosinone in amichevole, che ragazzi ovviamente ormai è diventata un'abitudine in questa musica, quando è arrivata quella canzone e che solitamente Carlo ballava lì davanti a tutti in cerchio, devo dire che son dovuto andare in bagno a piangere perché mi sono commosso, perché mi mancava più che un giocatore un amico in quelle situazioni lì. Quindi per farvi dire cos'è il nostro gruppo, e quando diciamo che chi deve entrare dentro la Ternana deve avere certi requisiti, è perché ci sono questi particolari, queste sfumature che fanno capire la graniticità di questi ragazzi. Ti do ma oggi è sabato, che sarebbe venerdì. Gira il Covid, gira l'influenza, gira i colpi di calore, la disidratazione, quindi. Però insomma, se sei stato attento un po' durante la conversazione, qualche indizio lo dà. Una cosa su Bologna: chiaro che la differenza di valori, noi siamo una matricola silenziosamente ambiziosa che ci facciamo in B, con ambizioni secondo me non troppo silenziose, ma il Bologna è una realtà consolidata di media Serie A. No, io l'ho dichiarato pubblicamente il nostro obiettivo, anzi io non ho problemi a dichiararlo pubblicamente che il nostro obiettivo sono 45 punti, no, comunque in ogni caso e lo dichiariamo a tutta l'Italia, cioè il nostro obiettivo sono 45 punti, a vedere quando ci arriviamo. Bravo. No, sì. Dico, però il Bologna ha una qualità di una squadra di media classifica di Serie A, quale è? Sistemi di gioco sostanzialmente analoghi, solo che loro davanti hanno Orsolini, Soriano, Musa Barro, che esordisce, Arnautovic. Quindi mandiamo il certificato. Tanta roba, come si dice. Andiamo il certificato. No, l'ho detto prima Luca, ho detto che difensivamente è un bel test che ci darà delle risposte sulla nostra tenuta difensiva. Solens come sta a livello atletico? Chi è? Solens. No, lui ha lavorato normalmente col Pescara nei tempi giusti. Vabbè, un po' dopo sono partiti un po' più tardi di noi, però diciamo è un 12-13 giorni indietro rispetto a noi, però riteniamo possa essere a disposizione per i 90 minuti, ecco. Grazie, mi faccio più. Niente. Finite, basta? Quasi. Se vi siete scordati, ditelo. 46 minuti.